simboli? Che significato hanno questi simboli? Il significato di una Italia unita attraverso un percorso molto faticoso e che però ha saputo dare grandi prove nel corso della sua storia. È la prima volta che l'università organizza un'inaugurazione di un anno accademico alla presenza di, che io ricordi, di un presidente della Repubblica. È stata una felice e importante coincidenza, perché stiamo celebrando il 150esimo dell'unità, e quindi quale migliore occasione in cui poter esaltare anche il ruolo dell'Università di Pisa nel risorgimento. Io ho voluto ricordare nel mio discorso che è l'unica università che è stata insignita di medaglia d'oro al valor militare per il sacrificio di studenti e professori che in quell'occasione, nel 1948, seppero fare una scelta così importante, così forte. Quindi c'era appunto un simbolismo anche, che non è secondario aver recuperato, no? La memoria non va persa, la memoria della nostra storia. In occasione del 200esimo della Normale mi aveva ricevuto al Teatro Verdi, e allora avevo consegnato una lettera da parte del nostro Senato accademico per trasmettergli la preoccupazione dell'Ateneo e del sistema universitario. Abbiamo ripreso questo filo. Il timore non è scomparso, insomma. Ci sono debolissimi segnali di una maggiore attenzione, e questo è anche merito del Presidente. Ora stanno discutendo la legge di stabilità e hanno inserito un recupero di risorse per l'università. Naturalmente si tratterà di vedere se verrà confermata con l'approvazione fra un paio di mesi. Però quello può essere un segnale importante di attenzione, e l'ho testimoniato questa nostra gratitudine, perché il suo intervento pubblico dei mesi scorsi probabilmente ha indotto questa, insomma, modifica.